Oroscopo degli Angeli. Auspici e consigli canalizzati da Roberto Forti. Oroscopo degli Angeli, le mie canalizzazioni del fine settimana, il weekend in considerazione è il 6-8 maggio. Il tema che risulta da questo fine settimana, l'energia che ci metterà alla prova, è l'energia che parla della nostra autorità, ma dell'autorità che abbiamo in famiglia, da una parte, e anche il rapporto poi che abbiamo con le autorità. Quindi attenzione, ci potranno essere tensioni magari tra padri e figli, saremo messi alla prova come genitori o come figli. C'è questo rapporto proprio autoritario, autorevolezza, che entrerà in gioco nel fine settimana. Attenzione anche a trasgredire, perché abbiamo proprio l'autorità che sarà lì a controllare. Possiamo meditativare Masia e la sua energia per capire cosa c'è da prendere, cosa c'è da lasciare per mediare nei rapporti autorevoli, per diventare, per crescere, se c'è qualcuno che è più grande di noi, come anche noi possiamo acquistare autorità. Siamo autorevoli, avremo proprio questa energia, un'energia che ci porta verso gli altri, che fa parte poi delle relazioni, questa dell'autorità, dalla parte della famiglia e dalla parte proprio dell'autorità, quella che ci dice cosa fare e cosa non fare. Ricordo che gli auspici sono per chi li ascolta, per voi che state ascoltando in questo momento, e divengono poi anche per chi li medita, chi trova quella frase che sembra proprio che lo colpisca, che arriva direttamente al vostro cuore. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e meditativarlo, scrivete a @oroscopoangeli. Andiamo ora agli auspici segno per segno. Ariete, date al lavoro il tocco d'artista e tac, terminate l'opera, poi passate oltre. Meditativate Raziel per rendere reali i desideri di cui parlate, annunciate la realizzazione, ma sono ancora sospesi. Sabato, la riuscita e il successo della giornata si basa sull'uso della vostra esperienza. Domenica, nuovo amore in vista o rinnovati patti d'amore a lunga durata, a lunga tenuta, però devono essere patti proprio condivisi. Toro, lasciate i capricci ad arricciarvi le idee e via, andare. Ciò che è stato, insomma, godete, ma del presente. Meditativate Mizrael per liberarvi dal peso di una colpa e ritornare a godere dei piaceri terreni. Anche quelli sono mossi dalle energie degli angeli. Sabato, nuove possibilità si intravedono, ma guardate bene dove vi porta la luce tra le nubi. C'è sempre speranza. Domenica, fate buon viso a cattivo gioco e scoprirete che non è poi così male, anzi, ce ne vorrebbero di giochi così. Gemelli, un ciclo termina e determina le vostre scelte. Giudicate il momento in tutta la sua complessità, è il momento proprio del giudizio, di giudicare, quindi poi scegliere. Meditativate Jamabia per far scorrere nel fine settimana energie insperate, quelle che non avete in mente, situazioni che magari non avevate pensato, impreviste ma positive. Sabato, nuovi progetti da realizzare in due e nuovi partner da coinvolgere. Domenica, godetevi il momento e create la vostra canzone d'amore. Cancro, imprevisti e persone invadenti potrebbero capovolgere l'andamento armonico di questi giorni. Mollate gli ormeggi, meditativate Elemia per elevarvi sopra le piccole umane cose. Sabato non è il momento di rivelare segreti o i fatti vostri, fatevi tranquillamente proprio i vostri affari. Domenica, giornata d'amore e di sensualità esplosiva. Leone, le stelle vi stanno a guardare, lo fanno però per darvi energia, non temete nel giudizio, se sentite una presenza, ci sono proprio queste presenze, queste energie intorno a voi. Meditativate Geliel se volete agire in sicurezza e segretamente, per raggiungere la meta senza farvi notare, se avete qualcosa da portare avanti che deve essere proprio vostro, segreto. Sabato, se il viaggio vi porta lontano, orientatevi guardando le stelle. Cosa vuol dire guardando oltre? No? Bisogna riuscire a prospettarsi un futuro con punti di riferimento lontani.
Domenica, assaporate la giornata comportandovi con naturalezza e godrete di frutti inaspettati, quelli che cadono addosso. Nati sotto segno della Vergine, gli angeli per questo fine settimana vi invitano a superare quel momento di luna che avete. Luna che in questi giorni potrebbe anche farvi sbagliare strada, ecco, però riuscirete invece a raggiungere la meta, il successo, anche ad occhi chiusi, però dovete porre attenzione all'intuito e all'istinto. Meditativate Zadkiel per procedere dritti proprio per la vostra strada con un carico di energie positive. Sabato, contate solo su di voi e datevi un premio di partecipazione, ve lo meritate, datevelo voi. Domenica, dopo tanta fatica, riposo e silenzio vi renderanno poi più solare per la prossima settimana. Bilancia, voglia di andare via, ma qualcosa o qualcuno vi tiene invece ancorati, vi morde, vi tiene lì. Meditativate Aziel per avere la possibilità dell'impossibile, un piccolo tesoro di energia in crescita. Sabato non badate alle voci di spalle e aiutate chi secondo voi lo merita. Comunque, domenica, il libro che avete nel cuore, apritelo e consultate la parola amore. Scorpione, fate pulizia tra i pensieri, scegliendo quelli giusti da tenere e quelli no. Meditativate Ariel per spazzare via nubi e temporali in avvicinamento. Sabato, relax and melody, ovvero rilassatevi al suono delle vostre note, cioè delle cose che avete voglia, piacere di fare. Domenica, accettate il dono dell'intuito, meditando in luoghi naturali. Sagittario, trasformate rabbia e delusione in energia, e controllata, energia controllata e positiva. Misurate quindi la reazione agli eventi. Teneteli sotto controllo. Meditativate Melahel per non cadere nella trappola della passione, del muovervi invece in equidistanza dovete rispetto all'emozione, dovete muovervi stando un po' al centro della situazione. Sabato, nutrite gli affetti e poi scegliete il più interessante. Domenica, novità in arrivo, concretizzano una situazione che avete finora solo immaginato, invece arriverà piano piano, si forma questa, si prende proprio il suo aspetto. Capricorno, finalmente il viaggio da un luogo intrapreso e lontano produce risultati. Quindi qualcosa che può essere anche stato fatto nella fantasia, che vi ha portato lontano, cominciate invece ad averne i risultati. Meditativate Aziel per trasformare in oro ciò che vedete luccicare, prima che sia invece un falso. Sabato è ora di riprendere il cammino con la sicurezza e di arrivare al comando, cioè piano piano salire e dirigere, però camminando, portandovi avanti. Domenica, i frutti che domani si vedono dalla semina di oggi, cioè quello che seminate oggi, come si sa, no, si raccoglierà domani, quindi è importante quello che mettete in gioco, anche se vi sembra il momento in cui la semina non funzioni. Acquario, dove avete la mente? Dove avete il cuore, cercateli, metteteli insieme, mente e cuore. Meditativate Shekinah per ritrovare l'amore che si unisce alla ragione ed esplode di passione. Fino alle stelle si sentiranno i boati. Sabato mettete in mostra le vostre capacità senza alcuna timidezza. Domenica la passione si rinnova sia nei patti, cioè in quello che si costruisce nell'amore, e sia nei giochi, nel divertimento e nel piacere. Pesci, avete in mano le chiavi del mondo, lo sapete, ma non sapete qual è la porta giusta da aprire. Meditativate Geliel per sanare i dubbi che vi tormentano e liberarvi da pesi che portate eccessivi. Sabato, provate a riscrivere la vostra storia d'amore mettendovi dall'altra partner, dovete un po' fare questo gioco dei partner. Domenica lasciate ciò che vi accade alle spalle e lasciate che non vi tocchi, proprio allontanatevi in fretta anche dalle cattive lingue. Grazie per avermi seguito, ascoltato, troviamoci sulla pagina Facebook Angeli e Meditattivazione. Scrivete angeli.medit@gmail.com. Da Roberto, alla prossima settimana.